Beh, intanto questo è uno dei testimoni della giustizia, anche un martire della giustizia, che ha una caratteristica, quella di continuamente andare ad acconsentire con delle scelte sbagliate, ritornare, pentirsi, andare, ritornare, non ha mica poi finito, anche nell'ultima parte della sua vita aveva ancora questa nostalgia del suo popolo tedesco, del quale si sentiva appartenente e verso il quale aveva amore e rifiuto e condanna. Beh, un eroe umano, diciamo così, uno di quelli che si è sbagliato, ha capito di aver sbagliato, si è rimesso in quello che riteneva giusto, pagando dei prezzi enormi, perché il campo di concentramento, l'esilio, tutto quello che ha costituito un po' la trama complicata della sua vita, il grande amore che si interrompe. E poi direi, non è neanche una persona, mi è parso di capire che arrivato a una conclusione, semplicemente si è mantenuto in questo dubbio, in questo dispiacere, credo sia morto anche un po' triste, ecco, no? Per un certo verso con l'enfasi del lottare contro l'ingiustizia, per un altro verso col dover rifiutare la sua patria, la sua parte, il suo popolo. Io l'ho vissuto un po' così, mi sembra molto umano. Noi siamo abituati a vedere degli eroi fulgidi che vanno verso la giustizia, lasciano la loro Italia e non hanno mai ripensamento. Qui invece c'è tutto questo entrare e uscire dall'equivoco e anche dal compromesso. Beh, io credo che quest'ansia di bene che continuamente, anche nei momenti di debolezza, l'ha accompagnato, quest'ansia di giustizia che testimonia, o almeno viene testimoniato da questo racconto, nel suo libro, è un bel esempio, se vuoi, anche più simile a noi, insomma, no? Che siamo gente che vuole il bene, però poi ha le sue parti di recupero, di compromesso con la realtà, poi ritenta. A suo modo è un maestro, cioè, sicuramente, a suo modo è un maestro, direi importante, anche perché non è che lui ha perso qualche cosina, ci ha perso la vita in fin dei conti, quindi la famiglia e la sua patria, quindi insomma non giocava con gli spiccioli, giocava con parte importante della sua esistenza.